Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Per la serie Venerdì di Villa Trossi, venerdì 17 luglio, si è svolta la conversazione a cura di Fulvio Venturi, presidente del Circolo Amici dell'Opera Galliano Masini, intitolata La sabbia del tempo, musica e arte nella Livorno ai primi del Novecento. Lo abbiamo ascoltato. Oggi parliamo della sabbia del tempo. Sì, la sabbia nel tempo è una conversazione su Livorno dei tempi andati, la Livorno a cavallo del secolo tra 8 e 900, una stagione dorata per tutta l'Europa e anche per la nostra città, che era inserita appunto in un filone europeo sia turistico sia culturale, era sicuramente in estate una città balneare con strutture molto adeguate per l'epoca. Nel 1894 si dotò di un ippodromo sulla riva del mare, negli anni a seguire di un giardino di delizie, il giardino Eden, dove si misuravano i più grandi artisti di varietà. Nel 1884 si era dotata di un grand hotel, il Grand Hotel Palazzo, che fu all'avanguardia per l'epoca e che addirittura segnò una strada. Era un hotel che guardava molto le grandi strutture alberghiere, non so, di Brighton, di Biarritz, di San Sebastian, ma che in Italia, ad esempio, sarà da modello per i grandi alberghi del Lido di Venezia, il Grand Hotel de Bain, l'Excelsior, che furono appunto costruiti sul modello dell'Hotel Palazzo. Parlando di questo periodo, non si può non citare tutti i personaggi che si sono alternati qui, dal nostro Pietro Mascagni, che è stato un motore trainante sia della Livorno culturale sia della Livorno di spettacolo di quei tempi, la colonia artistica livornese con Plinio Nomellini in testa, Renato Natali, Raffaello Gambogi, veramente dei grandi pittori, gli artisti che sono venuti a Livorno al seguito di Pietro Mascagni, Gemma Bellincioni in primis, ma veramente una sequela infinita, e poi la colonia letteraria, che dal 1887 poteva vantare un personaggio di grandissimo rilievo come Giovanni Pascoli. Dove si trovano, diciamo, tutte queste ricerche, queste notizie? Dai giornali, prima di tutti dai giornali, dove uno si può fare un'idea diretta proprio dalla consultazione, dall'apprendimento delle notizie del periodo, e poi di lì elaborare le proprie idee, i propri scritti, le proprie ricerche. Questo è un tema che potrebbe suggerire forse un libro sulla Livorno degli anni d'oro. Ma ci sono pubblicazioni, non dico frammentarie, ma pubblicazioni che guardano dei momenti particolari di questo periodo, ci sono. Inizio autocitandomi con i miei libri sull'opera a Livorno, ma non solo, c'è un ottimo testo della Vianelli sul teatro di varietà a Livorno, il cinema a Livorno. Non si deve dimenticare che i fratelli Lumière fecero un contratto con la città di Livorno, e proprio qui iniziarono le proiezioni per l'Italia. E ci sono delle pubblicazioni, ci sono tante pubblicazioni specifiche nel campo dell'arte, molto perlustrato giustamente. Forse varrebbe la pena anche di raccoglierle in un unico volume, la Livorno della Belle Époque, potrebbe essere molto interessante. È comunque una Livorno che non c'è più, lo sappiamo, ma che è anche difficile che torni. Ma quel periodo è difficile che torni ovunque. Anche la Biarritz di oggi non è più la Biarritz di quei tempi, così come San Sebastian o la stessa Brighton. Livorno dà dei segni di risveglio in questo periodo. Prendiamoli per buoni e andiamo avanti. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.